La nostra puntata oggi ci porta a scoprire una delle voci più incredibili della nostra musica italiana e più riconoscibili. Stiamo parlando di Ornella Vanoni. Nasce nel 1934 a Milano e i primi anni 50 inizia la sua carriera all'interno dell'Accademia di Teatro del Piccolo di Giorgio Strehler, fino a quando lui le commissiona le canzoni cosiddette della Mala, che sono proprio l'inizio di Ornella Vanoni. Certo, ci sarà un bel po' di polemica, di mistero e addirittura di censura, perché all'epoca non veniva visto molto bene il fatto che qualcuno potesse raccontare il punto di vista del carcerato. Negli anni 60 incontra Ardenzi, che diventa suo marito, un manager, e qualche anno prima firma come prima artista in assoluto alla Ricordi, nuova etichetta, che però nel cast aveva anche un suo grande compagno di viaggio, che è Gino Paoli, che scriverà per lei Senza fine e Che cosa c'è, per citarne due, con il quale poi nascerà una storia d'amore importantissima, una delle più, insomma, raccontate della musica italiana. È stata una delle interpreti che ha spaziato di più nella musica italiana, e non solo, perché ha cantato la canzone francese, la canzone napoletana, tributi ad artisti di vario genere, musiche di Baccarat, quindi nella sua carriera veramente è stata super super versatile. La metà degli anni 60 è un'epoca in cui Ornella Vanoni si fa vedere anche in televisione, in trasmissioni come Canzonissima, e recita in teatro con Rugantino insieme ad Aldo Fabrizi e Nino Manfredi. Ma sono anche anni di successi intramontabili come Tristezza, La musica è finita, e come il brano che ho scelto di cantare come prima canzone oggi, che è L'appuntamento, un brano importantissimo, il cui testo è stato scritto da Bruno Lauzi. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, e oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, non resisto. Se tu non arrivi, non esisto. Non esisto, non esisto. Ho scelto come seconda canzone La voglia e la pazzia, un brano che dà il titolo all'album del 1976, un album importantissimo per le collaborazioni internazionali con Vinicius de Moraes e Toquinho. Nel 1985 Paoli e Vanoni faranno un tour insieme che diventerà poi un DVD live con un grandissimo successo, ovviamente. Negli anni 90 invece inizia a lavorare con un altro produttore importantissimo della musica italiana, che è Mario Lavezzi. Passiamo agli anni 2000, sono anni sicuramente di dischi di successo, uno su tutti l'inizio del 2002, un disco tributo a Burt Bacharach. Come dicevo prima, insomma, la versatilità della Vanoni si fa vedere in ogni sfumatura. Nel 2004, dopo 20 anni, c'è un disco di inediti Paoli Vanoni,
chiaramente con un successo di nuovo eclatante. Questa coppia, insomma, è nel cuore della gente, quindi in qualche modo ogni volta che torna fa battere i cuori. Nel 2008 arriva un disco di duetti con i più grandi artisti della musica italiana, da Morandi a Ramazzotti a Jovanotti, in alcune versioni veramente interessanti. Io me lo ricordo benissimo questo disco, anzi lo ho proprio consumato, devo dire la verità. Negli anni successivi Ornella Vanoni parteciperà due volte al Festival di Sanremo, una come madrina di Simona Molinari al primo anno, al suo debutto al Festival, e la seconda volta nel 2017 come ospite speciale di un trio formato da Vanoni, Bungaro, Pacifico. Ornella Vanoni non smette mai di far sognare i suoi fan e la musica italiana. Infatti è appena uscito da poco un disco nuovo di inediti, cosa assolutamente a sorpresa, perché chiaramente, insomma, dopo tutta questa carriera piena di successi non ci si aspettava un nuovo disco, e invece ci ha sorpreso ancora una volta. A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia e la pazzia, l'incoscienza e l'allegria di morir d'amore insieme a te. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia e la pazzia, l'incoscienza e l'allegria di morir d'amore insieme a te.